Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, nuovo appuntamento. Con buongiorno avvocato, qui presente al mio fianco negli studi di Rete 7, l'avvocato civilista Mara Agostino. Allora, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi siamo carichi, oggi siamo veramente energici. Dobbiamo iniziare questa settimana in modo importante, fiducioso, ottimista, e quindi iniziamo con un titolo rassicurante: esercizio abusivo della professione. Vogliamo un po' dare la carica ai nostri telespettatori. Oggi sconfiniamo leggermente sul penale, leggermente, dirlo, però, ma ogni tanto ci sta, ma non vorrò sicuramente addentrarmi in una materia che non è di mia competenza. Semplicemente avevo il piacere di affrontare questo argomento in modo generico, che può abbracciare soprattutto la parte dell'avvocatura e dare un'infarinatura di massima. Non, sicuramente, come in sovraimpressione il nostro regista, chiaramente sì, capendo la mia proponendo, competenza, esatto, limitata. L'articolo 348 del codice penale sostituito, esatto, e riguarda in realtà riguarda l'esercizio abusivo della professione, che chiaramente sancisce che chiunque abusivamente abbiamo praticamente esercita, il gobbo per l'avvocato Agostino. Esatto, una però d'abitudine non si vede, a me proprio a chiare lettere facciamo vedere che l'articolo 348 l'avvocato Agostino non lo conosce. Comunque, no, il succo, la sostanza, è che chiunque abusivamente esercita una professione che viene regolamentata da un'iscrizione a degli albi particolari, come può essere il medico, l'ingegnere, l'avvocato e le libere professioni riconosciute dallo Stato, chiaramente commette un reato e vi è una pena che può essere o della reclusione o comunque di una multa che va da un minimo a un massimo. Grazie intanto quel mattacchione delle regista per la grafica che ci propone. Anche, prego, esatto, avvocato. Anche sì, è vero. L'albo dei giornalisti, effettivamente. Quindi, allora, eccoci. Intanto, ecco qui, poi vabbè, se parliamo sì, di casi a parte, adesso, ecco, esatto, c'è stato proprio un caso recentissimo dove un dentista che esercitava la professione abusivamente è stato appunto scoperto e seguirà un regolare processo, però era in possesso di uno yacht, insomma, di beni considerevoli. Allora, intanto ricordiamo sempre, li vedete in sovrimpressione, i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, a partire dal numero di telefono, il numero di linea fissa, eccolo qua, lo yacht con i NAS sopra. Allora, 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, se volete parlare con l'avvocato civilista Mara Agostino. 348 80 42 54 invece il numero per mandarci SMS o WhatsApp. Avvocato, proviamo a entrare un po' più nello specifico, in particolare. Sì. Diceva nell'ambito dell'avvocatura. Sì, esatto. Allora, era giusto dunque nell'ambito dell'avvocatura, perché spesso ci siamo trovati di fronte a delle situazioni dove il Consiglio Nazionale Forense riscontrava che vi erano anche dei laureati in legge che esercitavano la professione non avendo conseguito ancora il titolo di avvocato e quindi firmando degli atti o ancora, diciamo, cosa più grave, firmandosi con il titolo di avvocati. Ecco, e la cosa che balzava particolarmente agli occhi era che questi professionisti avevano ottenuto dei risultati splendidi all'interno dell'espletamento del loro mandato e di conseguenza subito nessuno poteva mai immaginare che non avessero il titolo abilitativo. E pertanto sono diciamo, rimasti coinvolti in questa incresciosa vicenda anche i propri clienti. Che cosa succede nel momento in cui ci si affida ad un professionista e lo stesso non ha il titolo abilitativo per poter difendere il proprio cliente? Allora, innanzitutto la difesa
Ovviamente se si ha raggiunto un buon risultato non viene annullata, il procedimento rimane valido perché comunque c'è stato un procedimento che è andato a buon fine. Tuttavia il cliente può decidere di non corrispondere le spese al proprio difensore di fiducia. Questo è interessante, cioè non c'è un annullamento, però potrebbero mettere almeno le spese. Non lo si chieda, per carità, nel senso, però allora... Capisce bene che chiedere un annullamento in realtà sarebbe viziato da una nullità di forma, perché è anche sostanziale, perché in realtà io mi presento in giudizio arrogandomi un titolo e non avendolo. Ma se ho ottenuto un buon risultato, in ogni caso per me sarebbe comunque controproducente o lesivo. E io potevo... In realtà quando noi ci presentiamo, ma da qualunque tipo di professionista, non richiediamo personalmente se iscritta all'albo oppure con quale numero di iscrizione. E non è neanche, è vero che noi dovremmo controllare tutto, però non è obbligo, non è obbligatorio, come del resto anche un giudice. Nel momento in cui si trova un professionista davanti che firma... Certo. Con nome e cognome e col proprio titolo, è normale che il giudice non verifica la regolare iscrizione di questo soggetto all'albo. Io vorrei poi approfondire questo argomento, intanto però abbiamo forse una telefonata. No? Allora la recuperiamo subito. Allora 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms oppure WhatsApp. No, perché d'accordo non si controlla, ma per arrivare a una causa, cioè, allora, come si fa a sfuggire alla rigida regolamentazione? No, è che tante volte succede questo e purtroppo bisogna dirlo. Nel momento in cui si diventa... Allora, prendiamo la telefonata, sì, no, visto infatti, che ho sentito... Adesso abbiamo recuperato la telefonata. Voi interrompetemi quando... Esatto, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? 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 Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi sente? Noi la sentiamo un po' basso, ma la sentiamo. Come si chiama? Da dove chiama? Io la sento bassissimo, non so perché, come mai. Boh. Allora, mi sente? Aspetti, mi dica, mi sente adesso? Allora, lei deve fare due cose. La sentiamo bene noi, però abbassi a zero l'audio del suo televisore. Per favore, tolga l'audio dal suo televisore. E abbasso poi l'audio dal televisore, bravo, giusto? A zero, completamente a zero. Completamente a zero. Lo mando a zero, zero, ok. Senta, come si chiama, da dove chiama? Io sono Guido, chiamo da San Raffaele, nel paesino, sì. Da sempre vicino di Torino. Sì, sì, e prego. Volevo chiedere informazione all'avvocato Merente Spicapotti 110. Ah, bene, sì. se prego, faccia pure la domanda, non è proprio il mio core business, però proviamoci. Allora, io faccio fare, negli specialisti, da fare il cappotto, fare un po' tutto, no? Serramenti, sì. E tutto. È successo che mi è arrivato tutto, dovevo firmare, non l'ho firmato perché mi sembrava impossibile che io sia responsabile di tutto, loro fanno tutto, soltanto passa 1.000 euro, io ho una casa singola, uh-huh. E non ho accettato. Loro mi stanno chiedendo 2.000 euro perché io non ho accettato. Cosa devo fare? Allora, faccio una piccola premessa. Lei si è rivolta ad una società di ingegneri o di architetti, di geometri, per poter verificare se c'era la fattibilità di usufruire del bonus 110, quindi ristrutturazione delle facciate, cappotti e quant'altro. Sì. Perfetto. Nel momento in cui lei si è rivolto... Sì, sono due o tre ingegneri che sono venuti, hanno preso le misure, hanno preso tutto... Allora, nel momento in cui c'è stato uno studio di fattibilità, lei sicuramente avrà dato mandato, no, a questi professionisti per poter verificare. Sì, gli ho dato tutti i documenti immaginabili, che mi facciano tutto, però mi faccio vedere cosa fare, fotovoltaico e tutto. Perfetto. Nel momento in cui lei ha dato mandato, questo mandato era un mandato verbale o ha sottoscritto un incarico professionale? No, gli ho mandato delle fotocopie, sono venuti qui, gli ho dato fotocopie, l'atto notarile, gli ho fatto fare. Benissimo, quindi lei ai professionisti non ha firmato nulla, non ha dato un incarico formale di istruzione della pratica? No, fatemi un preventivo e
Ecco, sono venuti non e ho capito, mi scusi. Ha fatto un preventivo e tutto, basta. Mi Ma hanno dato ha fatto un preventivo che era comprensivo delle loro spese di consulenza? Sì, la sua permanenza è sui 4-5 mila euro, sai, più o meno le cifre così. Benissimo, quindi loro a seguito di questo preventivo che era totale dell'intera opera di 4-5 mila euro quello che era, lei ha ha prestato il proprio consenso e di conseguenza gli ingegneri hanno iniziato l'attività istruttoria. Quindi hanno recuperato materiale, saranno andati in comune, avranno fatto delle visure, le hanno consegnato il materiale di cui è stato... Sono tutti a fare le misure, diversi componenti, dall'idraulico a tutti, ma il fotovoltaico, l'elettricisti, certo. Le navi, guardi, io ritengo, perfetto, però io ritengo che o lei aveva, per iscritto... firmato un accordo che la pratica comunque aveva un costo, sì. O in ogni caso nel momento in cui il lavoro veniva effettuato avrebbe corrisposto la loro percentuale, la loro pratica, ecco, però in difetto, se lei non ha stabilito attività differente da quella che è la normale consulenza, dal mio punto di vista, se l'impedimento o la mancata esecuzione è a lei imputabile, lei è tenuto a pagare queste spese perché potrebbe vedersi notificare un decreto ingiuntivo dove viene evidenziata tutta l'attività che questa società ingegneristica ha fatto, sì. Con ulteriore aggravio di spese. Capito? Ma io la documentazione che hanno fatto loro non ho in mano niente, mi hanno fatto un preventivo, non è che ho in mano questo documenti comune, non comune, permessi, non permessi, mi hanno dato solo il preventivo e se accettavo e la spesa sopra. Ecco, però aspetti, ma le hanno mandato questo preventivo, ma lei la fattibilità per usufruire del 110 e di fare tutti questi lavori ce l'ha? Sì, ma c'è tutto, mi hanno mandato tutto loro, però io non ho accettato perché mi hanno detto che sono io responsabile, io ho detto prendete la responsabilità, io lo faccio. Ma la responsabilità, ma allora no, un momento, la responsabilità secondo me deve fare un po' chiarezza, la responsabilità è normale che lei, allora, lei è il proprietario e quindi sì. Lei aspetti, ha la responsabilità di fronte ad enti esterni, ovvero... collaudi, agenzia delle entrate, banche e quant'altro. La responsabilità nell'esecuzione, quindi nel modus operandi e poi nelle attività di esecuzione, sicuramente non spetta a lei ma all'esecutore delle opere. Certo, ma io ho fatto in mano con due ingegneri, sono venuti, no? E ho detto, ma se c'è qualcosa che non va, perché combinazione o altre cose nel giardino, cosa devo fare? Se c'è un muro che è spostato, se c'è qualcosa abusivo, dovete andare a vedere voi. Sì, certo, zone di sgombero, quella roba lì. E difatti non mi hanno passato due o tre finestre, e qui ce n'è, non so se 13 o 14, non lo so, e loro hanno detto, no, io volevo tutto, niente. No, va bene, d'accordo. Però se loro si sbagliano io non sono responsabile. È quello che non ho accettato. Cosa vado incontro? Secondo me va incontro ad una richiesta di pagamento della consulenza. Va bene, grazie, lasciamo spazio anche naturalmente. Grazie. Grazie, arrivederci. Lasciamo spazio naturalmente anche agli altri nostri telespettatori. Sì, perché in realtà se viene poi esperita l'attività istruttoria è normale che il professionista richieda o queste attività vengono ricomprese nell'intera opera, ma deve essere fatto per iscritto, altrimenti provando le attività che vengono eseguite, temo, ahimè, che almeno da quello che mi è stato evidenziato fino ad ora, che sia tenuto a pagare se queste spese saranno richieste. Allora, poi magari il consulente decide anche di non voler proseguire e lascia stare, però... Dunque abbiamo un'altra telefonata e poi abbiamo anche dei messaggi da leggere. Pronto? Chi c'è in linea? Ui. Infatti. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Non siamo pronti. No, non era pronto. Sarà pronto magari dopo. Allora andiamo a leggere. Ecco, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea?
Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi sente? La sentiamo benissimo, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Fiorentino Antonio, da dove? Antonio. Da Somalia Bosco. Sì, prego, prego con la domanda. Buongiorno Antonio. Antonio deve abbassare a zero l'audio del suo televisore. Per favore, tolga completamente l'audio dalla televisione. Buongiorno. Senti, io stamattina. No, Allora, Antonio, se mi sente, deve togliere l'audio dal suo televisore completamente, se no non possiamo prendere la telefonata. Ok. Antonio? Pronto, mi sente? Prego con la domanda. La sentiamo, Allora, Antonio, senta, io stamattina ho buongiorno. avuto una posizione in casa dicendo che avevo un'arma abusiva, che non è vero, no? Hanno perquisito l'alloggio, garage, cantina, le macchine, il sgabuzzino, addirittura anche la cappella cimitero, no? È Sì. stata una cosa anonima, mi hanno detto, carabinieri. Non hanno trovato niente, ma non possono fare perquisizione così. Ma allora, potrebbero fare una perquisizione, però difficile che seguano una sorta di denuncia anonima, perché d'abitudine le denunce anonime non vengono quasi mai, diciamo, supportate poi da azione immediata. Lei non ha. No, allora, la perquisizione la potrebbero fare, ovviamente deve essere un po' comprovata. Partiamo già, questa è materia del penalista, e quindi non riesco a darle, diciamo, una soluzione. Riterrei, che le perquisizioni possono essere fatte su segnalazione. Però altro in realtà non le so dire, ecco, se non hanno trovato nulla, magari chieda ulteriori spiegazioni, però Io ho chiesto sicuramente spiegazioni al maresciallo che è venuto, mi ha detto che è sì. stata una segnalazione anonima da qualcuno e ha detto che non possono dirlo e neanche, lo sanno neanche loro. Ma come lo sanno anche loro? Guardi, sa cos'è? Che a volte non intervenire potrebbe creare degli ulteriori problemi e quindi credo che scrupolosamente siano intervenuti. Dà un po' fastidio, però non hanno trovato nulla, va bene così. Lei dice sì, a me piacerebbe sapere chi è stato, però se è Addirittura anonima. hanno fatto la perquisizione al cimitero nella cappella familiare. Certo, Però ma guardi, non so, poi non so se lei mi perdoni, ma è giusto per valutare se ci sono dei certo. precedenti in famiglia, se è segnalato agli organi di polizia. No, no, mai avuto niente da fare io. Neanche Non ho mai membri avuto armi della di sua bambina, non famiglia? sono mai tenute. Quello mi stupisco che questa signora. Poi hanno fatto 10 perquisizioni nel stesso O paese, magari altra gente ma che la conosco. conoscevano, magari c'è un caso di omonimia. Vabbè, però mi Non viene in si sa. casa a buttare tutto in aria, in garage, cantini, in tua macchina che c'ho per una mia e mia figlia, in Beh, cimitero che guardi, poi nel cimitero. lei faccia una cosa, lei si rivolga ad un penalista e racconti l'accaduto e poi insomma si deciderà il da farsi. Grazie, grazie. Almeno Ecco. capire, ma penso che non lo sa, non so, non credo che sia anonima, perché altrimenti, però almeno capire chi è stato e di conseguenza forse può, non tanto verso gli organi Certo, inquirenti, ma verso chi ha fatto certo. la segnalazione. Io credo che se fanno poi un accesso agli atti, venga fuori. Allora, grazie dunque. Sì, è destino nella puntata di oggi tendere un po' il penale, Vabbè, diciamo così, ma ma ci può diciamo ci può stare. stare, queste Ci può sono stare. domande che riesco ancora a dare un indirizzo, un orientamento, Certo. ecco. Allora, intanto dovremmo avere un messaggio da leggere. Eccolo qua. Per la legge vale sempre la regola che quando il locatario lascia un immobile deve essere nelle stesse condizioni di com'era al momento dell'inizio della locazione? Beh, direi di sì. Luciano da Fossano. Perché Qui siamo di ride, fronte a avvocato? un esercizio abusivo della professione perché Ecco. il nostro giornalista dice direi di sì. È Non è vero. così scontato. In realtà, no, allora, No. diciamo che la risposta in linea di principio è corretta, però, è normale che
se la stessa condizione prevede tinteggiatura dei muri, non so, lucidatura del palchetto, certo, e quant'altro, allora deve essere messa per iscritto nel contratto, altrimenti di norma, come giustamente ha detto il nostro conduttore, è così, in realtà bisognerebbe lasciarlo nello status quo ante, ovvero che abbiamo preso prima dell'inizio della locazione. 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 il numero per i vostri sms WhatsApp. Allora, Avvocato Agostino, parlavamo ecco un po' di come si arrivi a esercitare una professione senza averne titolo, sfuggire un po', esatto, alla regolamentazione. Esatto, come sto facendo io parlando del penale. Ecco, vabbè. No, in realtà no. Concedeteci un po' di ironia. No, no, in realtà no, no, in realtà no, però posso dire... Il gioco è sottile, nel senso che quando non si hanno le competenze, e questo riguarda un po' la differenza che possiamo avere tra praticanti abilitati, perché nella nostra professione dopo 12 mesi che si sta svolgendo la pratica, alcune attività per un valore inferiore, scusate, ai 25.000 euro possono anche essere portate avanti dai praticanti abilitati che non sono avvocati, ma sono in realtà dei bravissimi professionisti che svolgono benissimo il proprio lavoro, però hanno delle limitazioni di competenza e pertanto alcune materie sono interdette. Però spesso il gioco è sottile, nel senso che quando ti trovi di fronte ad un cliente che ti fa più domande, non riesci a volte a valicare la linea sottile tra quello che puoi fare e quello che non dovresti fare. In quel momento lo puoi fare, ma lo puoi fare con la firma o l'ausilio e la consulenza di un altro professionista un pochino più esperto di te, che ha consolidato nel corso del tempo, numeroso tempo oserei dire, il titolo dell'avvocatura, perché non è così semplice, no, diciamo pochi danno l'esame e il primo anno e lo passano, e quindi me compresa, e quindi quello potrebbe e se rientrerebbe sempre nell'esercizio abusivo della professione, quindi per quanto uno sia abilitato e abbia in ogni caso una laurea in giurisprudenza e l'abilitazione, però non ha il titolo finale dell'avvocato. Ma la stessa cosa riguarderebbe all'interno della mia professione se l'avvocato è un avvocato che non ha ancora conseguito l'abilitazione alla Cassazione, quindi il classico cassazionista, e propone dei ricorsi in Cassazione e non ha quell'abilitazione. È un esercizio abusivo, perché nonostante sia avvocato, nonostante ci siano degli organi competenti, diciamo di legge, che giudicano, però non ha la giusta competenza e l'abilitazione classica per poter adire la Corte. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Io mi chiamo Multari e telefono da Grana di Asti. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei sapere una cosa dall'avvocato, no? Prego. Io ho pagato un geometra per andare al catasto e mettere a posto dei piccoli abusi in un alloggio in una casa che io ho comprato nel 2009. Sì. E niente, gli ho dato 1280 euro in mano, lui è andato lì e il tecnico del mio comune mi ha detto che ha sbagliato la richiesta, la domanda, no? E adesso lui è sparito, non si fa sentire. E non mi risponde, io non so. Non sa come comportarsi. Fare. Ma e quindi non ha sanato no, la, no, non ha, l'irregolarità. Ecco, no, sì, esatto, non ha sanato, no? E dunque io a questo punto qua mi ritrovo, perché sì, io sono un pensionato. Certo. Mi ritrovo che ho pagato 1280 euro, che mi ha chiesto con un bonifico naturalmente,
E niente, adesso la situazione l'hanno rifiutata al comune perché dice che ha sbagliato la richiesta, ha sbagliato a impostare la domanda, ma io cosa ne posso se lui ha sbagliato? Vabbè, allora qui... adesso guardi, io posso dirle anche questo, che ma non per spezzare una lancia a favore del professionista, lei cerchi di chiarire prima con il professionista perché... Sì. Bisogna vedere, è la risposta del comune che quasi sempre magari diciamo tende ad allungare l'iter procedurale delle sanatorie. Esatto. E cercherei di contattare il professionista attraverso una lettera raccomandata, non dico di messa in mora ad ottemperare alla propria attività, al proprio mandato, ma quasi. E se è stata formulata in malo modo, nulla vieta che si ripresenti la domanda. Grazie. Anche perché non è che non mi sembra che in questo periodo ci fosse un'apertura ai condoni, quindi la sanatoria così come era presentata un anno fa, un mese fa, può essere ripresentata. Per carità, ci potrebbe anche essere un errore procedurale. Vabbè, la si ripresenta, sono tutti errori comunque che possono essere assolutamente rimediati. Poi bisogna sempre vedere, perché comunque il tecnico del comune risponde per la propria competenza, ma bisogna vedere effettivamente chi sta sbagliando, se il professionista di fiducia o l'incaricato del comune. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 se volete mandarci sms o WhatsApp. Avvocato, abbiamo una telefonata. Sì, poi rispondere ancora un secondo, che in quel caso, avendo pagato tutta la pratica, credo, non è tenuto più a corrispondere nulla se fosse l'errore del professionista, che non c'è nulla di male ad ammetterlo e se la si ripresenta. In quel caso non è tenuto a pagare ulteriori somme. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Buongiorno, sono Ivona, chiamo di provincia di Torino. Sì, buongiorno, prego. Ivona. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda è, noi abbiamo pagato con bonifico un acconto per una fornitura di pellet. Il contatto con la persona che avevamo è un numero di cellulare che ultimamente non risponde mai più. Sì. L'unica volta che mi ha risposto ha detto che un'azienda che noi abbiamo fatto bonifico a quell'azienda lì. Ma il pellet non è mai arrivato, ma neanche per l'acconto, per dire, era 500 euro di acconto. Io ho chiamato già qualche avvocato, ho interpellato, però mi hanno detto mandiamo una raccomandata. Sì, però se io non ho indirizzo a chi ho fatto il bonifico, come facciamo? Beh, mi scusi, ma lei nel momento in cui fa il bonifico e ha fatto il bonifico riesce a risalire a chi ha fatto il bonifico? Come faccio a risalire a chi? Ho solo IBAN? No, lei nel momento in cui fa il bonifico all'IBAN e poi esce la denominazione sociale della società o nome e cognome e se non corrisponde, se non corrisponde a quello che ha... diciamo che l'IBAN non corrisponde all'intestatario effettivo del conto, il bonifico non parte. Lei lo guardi, poi nel momento in cui va dall'avvocato, l'avvocato gli farà la ricerca o la faccia lei. Ok, ma sì, per dire, anche ragione, perché io ho visto, è una società di Calabria. Sì. Però come si fa... a verificare. Allora lei vada in Camera di Commercio. Vada in Camera di Commercio, può andare tranquillamente lei, vada con nome e cognome, avrà un indirizzo e chieda una visura e da lì risale alla visura, diciamo all'indirizzo.
Però se ci sono più nomi, perché Guarda. guardando intestazione, su internet escono più nomi, Beh, nel però senso c'è la più indirizzi località, su queste. mi scusi, ma non è che sono tutti in quella località, eh? E dovrebbe avere proprio un po' di sfortuna che tutte le società di pellet sono nella località, faccio un esempio, Fossano, Cuneo, Alba, sono località diverse. Nel momento in cui c'è l'indirizzo della banca, l'agenzia, tranquillamente può provare ad avere un orientamento e poi da lì fa una scrematura. Ma l'avvocato potrebbe trovare o vado io e Guardi, gli cercare? avvocati possono, però sono sempre soldi, cioè comunque spese ulteriori, Ho quindi capito. poi per carità, l'avvocato come il commercialista. Grazie. Grazie Arrivederci. Grazie, buona giornata. A questo punto in bocca al lupo. Interessanti mille. anche gli Sì. articoli trovati dalla regia su un problema che sembrerebbe anche E diffuso, sì, ecco, assolutamente, attuale, quello. perché comunque tante volte noi appunto ci fidiamo degli intermediari o delle persone che ci possono proporre dei rappresentanti, ecco, ci possono proporre delle forniture e pensiamo sempre che siano dei grandi affari e poi non sempre si rivelano tali. Bisogna prestare davvero molta, molta attenzione. È vero che spesso si danno degli acconti, però bisognerebbe davvero trovare il sistema di i propri soldi o le proprie forniture. Davvero lo dico, non andare al miglior offerente, un po' in Certo. contrasto con tutte le pubblicità che ogni Certo. giorno riceviamo, che fortunatamente forse adesso riusciranno a proteggerci, e non andiamo al miglior offerente perché pensiamo che un prodotto valga meno, ma alle persone di fiducia, perché spesso voler risparmiare significa poi invece in realtà intervenire in modo anche prepotente per il recupero delle somme che vengono poi stanziate, così come con gli operatori, con i classici operatori, che ti dicono sempre che devono fare la revisione delle bollette, ma revisione di che? Cioè, quando mai le bollette sono state soggette a revisione? Lo dico perché No, così, certo. insomma, le persone che ci ascoltano, quando arrivano le classiche telefonate dai numerosi call Sì, il falso center tecnico di del falso gas. tecnico o comunque si spacciano per il tuo operatore, allora interrompere subito e Certo. basta, perché anche protrarsi in una conversazione spesso partono i classici contratti telefonici che sì, dicono sono registrati e quant'altro, che poi è vero che puoi sempre disdire perché tanto cambi, però in ogni caso sono un impiego di risorse, di tempo, di stress, soprattutto per le persone anziane. 011-06-00774 per le vostre telefonate in diretta, 348-80-4254 se volete mandarci sms o whatsapp. Dicevo, avvocati? Sì, no, è un tema anche interessante questo per diciamo, la tutela dei Sì, volevo consumatori. proporglielo per la prossima puntata, infatti, Mi devo dire sembra la che non ci verità. Ecco, sono. potevo stare zitto e infilargliela al volo un minuto prima della diretta, ma ormai, no, battute a parte. Ecco, intanto è per fortuna arrivata una Assolutamente. telefonata a spezzare questo momento di Assolutamente. No, è imbarazzo. importante ed è Sì. davvero, ci tenevo a precisarlo perché è davvero fondamentale, soprattutto per davvero le persone che si fidano o che sono sole e che a volte è anche un modo per scambiare due parole. E il monito è che bisogna pensare che chi c'è dall'altra parte viene adeguatamente istruito ad essere gentile, ad essere cordiale e quindi a raggirare, perché sono dei veri e propri raggiri, a raggirare l'utente finale. E pertanto bisogna stare attenti, davvero se effettivamente questi numeri adesso si ha la possibilità di bloccarli alla fonte, cosa che dovrebbe uscire in questi giorni, e poi si viene nonostante tutto molestati, perché davvero è una molestia, cioè riceviamo 10-12 telefonate al giorno di questi, insomma, di queste agenzie, Truffatori, sì, così. ecco, non volevo dire proprio, e quindi di queste agenzie che ci propongono di tutto, sarebbe una grande,
un grande risultato per la tutela, sia per la privacy che proprio per la quiete quotidiana. Perché... Allora, no, come dicevamo, sarebbe bello approfondire. Intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Telefono da Domodossola, sono Rosa. Buongiorno. Buongiorno. Volevo un'informazione. Prego. Allora, senta, io ho l'andito intorno alla casa che sono proprietaria. Io e l'inquilino, che è una casa a due piani. Sì. E l'inquilino di sotto, anche lui l'ha comprata e adesso è proprietario in comunione con l'andito della casa. Lui ha comprato un altro terreno confine con la casa. Ma sì, può passare, fare l'apertura di lì, da dove passo anch'io, per andare nell'altro terreno? Allora, quindi da quello che ho capito, avete un immobile unico, sì, un edificio di due piani che ha una corte in comune, giusto? Sì. Perfetto. Sì. Il vicino di sotto ha comprato il terreno, diciamo, confinante. Sì. E si è fatto un'apertura dalla corte a quel terreno che avete in comunione al terreno confinante. Sì. Ecco, le faccio questa domanda. La corte è totalmente in comune o da atto notarile vi è una divisione per appezzamento? No, il pezzo, c'è solo la divisione di un altro, di la corte verso nord, perché quella è tutta mia. Ecco. Ma lì dove che ha fatto l'apertura è in comunione. Allora no, non poteva se non con il suo permesso e consenso. Quindi lei ha tempo 6 mesi. O un anno, a seconda di, diciamo, se è denuncia di nuova opera o di danno temuto, perché ancora non l'ha fatta. Se è nuova opera, perché la vede la porta, se è di danno temuto, perché pensa che possa aprirla. Eh sì, lui l'ha aperta, ha fatto il cancello. Ah no, allora deve immediatamente intervenire, perché comunque avrebbe dovuto chiederle il consenso, almeno che da atto notarile stia ben attenta, non sia disposto diversamente. Faccia una cosa, lei prenda magari l'atto notarile, lo legga bene o magari vada da un professionista di sua fiducia, glielo faccia vedere, se non è disposto nulla, e non ci sono servitù. Ma l'atto notarile sarà quello che ha fatto con l'altro proprietario, quello che ha comprato il terreno. Perché no, con noi no, no, rimane no, no, solamente no, l'andito. No, così. No, assolutamente. L'atto notarile riguarda il suo e quindi le sue porzioni di terreno. Se nella sua porzione di terreno rientra anche quel lotto dove la persona ha aperto quella porta, lei ha tutto il diritto di chiedere o le chiavi se le sta bene, ma non credo, no. Oppure di toglierla, però lo deve fare tempestivamente, perché se fa passare un lasso di tempo, 6 mesi, poi dopo decade dal diritto di poter chiedere la chiusura, perché è come se l'avesse accettata, dal momento in cui se ne accorge il periodo passa. Grazie per aver chiamato. Noi intanto abbiamo dei messaggi da leggere. Allora, chi ha solo il diritto di passaggio, vuole fare un muro, deve chiedere al proprietario, grazie per i complimenti, si firmi la prossima volta. Comunque, grazie. E allora, posso rivederlo un secondo? Allora. Sì, allora, chi ha solo il diritto di passaggio e vuole fare un muro, deve chiedere al proprietario... E allora, dunque, detta così, provo un po' ad immaginare, a interpretare, poi eventualmente ci contatta se... Qui si tratta di due proprietà confinanti. Allora, se c'è già un muro preesistente, io voglio costruire su questo muro rispettando la distanza, quindi l'altezza che è da codice civile e poi da regolamento comunale, che in quanto ha altezze potrebbe derogare anche quella che viene stabilita dal codice civile, non deve chiedere nulla. Se un muro ex novo lo può fare rispettando le distanze che vengono richieste da codice civile e da piano regolatore comunale, e non chiedere nessun permesso. Abbiamo un altro messaggio da leggere. Bello lungo, mio nipote ha compiuto 3 anni, mio figlio e la ex compagna sono divisi, l'ex moglie
vive con i genitori e la bambina, ma i genitori dell'ex moglie non sono in grado di accudirla e si fanno aiutare da una persona estranea. Mio figlio non è contento anche perché noi nonni paterni saremmo disponibili ad accudirlo anche nei giorni in cui non dovremmo vederlo, ma la mamma dice che lo vediamo già troppo. È corretto. Allora, guardi, Ingarbugliato. no, purtroppo queste sono situazioni che si ripresentano nel quotidiano. E mi viene da rispondere in questo modo. L'affidamento, per quanto il bambino abbia 3 anni, è un affidamento condiviso. Parto da questo presupposto perché non viene, diciamo, specificato altro. Se condiviso, per praticità e comodità si dà sempre l'opportunità ai bambini di stare, più giorni con la mamma, diciamo, con il genitore dove si ha l'affidamento principale. Quindi in questo caso, ritengo dal tenore del messaggio che è la mamma, ma il papà avrebbe lo stesso diritto di vederlo. Pertanto, se ritengono che il tempo non è sufficiente, allora devono rivalutare quelle che sono le condizioni di affido e richiedere in egual misura il tempo che il bambino trascorre con la mamma, lo trascorre col papà, quindi 3 giorni, 3 giorni o 3 giorni e mezzo, 3 giorni e mezzo, senza possibilità di tornare indietro. E così il papà, visto che il bambino non trascorre il tempo solo ed esclusivamente con la mamma che lavora, ma con i nonni e con un estraneo, passerà il tempo con il papà e con i nonni paterni. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono sempre Rosa da Domodossola. Sì, Però prego. no, perché Ah, non possiamo, no, lei ha ragione, però noi non possiamo fare due interventi o anche due messaggi nella stessa puntata, anche solo per lasciare spazio agli altri nostri telespettatori, peraltro ci avviciniamo alla conclusione. Allora, avvocato, le pene, perché possiamo anche dire, cioè cosa succede, anche le multe, per esempio, le sanzioni, a chi viene vabbè, scoperto? nel momento in cui sicuramente viene evidenziato che c'è un esercizio della professione abusiva, sicuramente ci saranno 2 tipi di procedimenti. Uno che prenderà la procura, perché rientra nell'esercizio abusivo della professione, quindi lo Stato, e un altro dove l'ordine si costituirà in ogni caso parte civile e prenderà dei provvedimenti che riterrà opportuni in base diciamo, alla gravità poi dell'attività svolta. Ecco, qui la regia ci propone proprio nel dettaglio quelle che sono addirittura la reclusione, la Sì, multa, sì. poi ci sono varie Beh, aggravanti nel. senza tralasciare che in un procedimento di questo tipo tutte le persone che ritengono che la loro assistenza sia stata lesa, no? Da una persona che si è professata in un modo e invece non lo era, si costituiranno parte civile chiedendo un risarcimento, anche se in questo caso l'avvocato o cioè il presunto avvocato o il presunto chirurgo o il presunto ingegnere o commercialista ha portato dei buoni risultati, perché in ogni caso l'esercizio abusivo della professione c'era. Quindi bisogna stare veramente molto, ma molto attenti. Abbiamo ancora tempo al volo per una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Laura, telefono da Torino. Senta, Prego. volevo porre questa domanda all'avvocato se poteva aiutarmi. Per Prego. controversie, inquilini, proprietari di alloggi, può Sì, aiutarmi? proviamoci. Sì. Buongiorno avvocato, grazie. Le pongo Dimmi. subito la domanda. Le Prego. spiego. Anni fa l'inquilino moroso che non aveva lasciato tutto da pagare, spese condominiali, tutto affitto, tutto è stato in pratica così a scrocco, non ha pagato niente. Poi nel momento in cui appunto gli è stato fatto poi Lo lo sfratto. sfratto, e poi dopo con tutto il comodo è uscito e tutto quanto. Sì. Tant'è vero che le chiavi le ha consegnate all'avvocato e tutto quanto. Sì. Adesso io le chiedevo, sono passati anni, questo le spiego, è successo nel 2011. Veloce però perché dobbiamo chiudere, signora, Sì, al volo. è successo nel 2001. Sì. novembre del 2011 più o meno, e adesso io volendo, perché io poi ho avuto problemi di Ho salute. già capito cosa mi vuole chiedere, allora le rispondo. Lei potrebbe chiedere il decreto ingiuntivo se questo decreto ingiuntivo è già stato concesso nel provvedimento di sfratto dal giudice.
Risposta più semplice, concisa e veloce di così, grazie avvocato, anche perché siamo capito. proprio giusti per salutarci, ringraziare i nostri telespettatori e ringraziare l'avvocato civilista Maragostino per Grazie a essere stata voi, con noi. arrivederci, buon pomeriggio. È tutto dunque, come sempre, ritorneremo in diretta con Buongiorno Dottore Avvocato dalle 14, dal lunedì al venerdì. Grazie per averci seguiti.